settore consiste nell'assegnare dei diritti di uso del suolo. Quindi io ho un suolo e il piano regolatore mi dice cosa ci posso fare e cosa non ci posso fare. Però se io ho un terreno edificabile e non voglio edificarlo, nessuno mi costringe a farlo. Rimane lì e l'attuazione del piano regolatore chissà come succederà. Oppure c'è un parco, c'è un parcheggio disegnato sul piano regolatore, il comune non ha i soldi per farlo, oppure è complicato espropriare, non si fa, rimane lì disegnato. Quando arriva la delegazione in comune per dire all'assessore: ma come, nel nostro quartiere manca il verde, manca i parcheggi, l'assessore faceva vedere il piano regolatore e diceva: insomma, è lì, è disegnato, la nostra volontà è di farlo, ci mancano i soldi, se ci danno i soldi lo faremo, no? Ecco, tutto questo è il tipo di piano a cui noi siamo abituati. Adesso invece guardiamo un po' di più alle cose concrete, insomma, se abbiamo dei bisogni vorremmo che venissero soddisfatti in tempi umani, accettabili. Se c'è bisogno di un servizio dovrebbe essere realizzato nel giro di tempo ragionevole, se c'è un'urgenza bisognerebbe soddisfarla, se c'è una fragilità di un territorio, di un'area, bisogna riuscire a rispettare questa fragilità. E questo fa sì che il piano sia sempre meno lo strumento di una città sognata, e sempre più sia invece uno strumento in evoluzione. Anche concretamente, se noi guardiamo le vicende dei diversi comuni, quelli grandi ma anche quelli piccoli, basta andare sul sito del comune di Trento, vediamo che c'è il piano regolatore, poi ci sono delle varianti approvate da poco, delle varianti in corso di approvazione, e un flusso continuo di varianti, di decisioni, di modifiche del piano. Perché? Perché appunto non si può più immaginare di governare la città, il territorio, attraverso un disegno precostituito e semplicemente con la verifica rispetto dei comportamenti, rispetto a quelle norme che sono state fissate nel piano regolatore, ma invece bisogna adeguare via via, anno per anno, le previsioni alle esigenze così come si manifestano.